Arezzo ci sta, si è interessata in questi giorni all'accesso dei cittadini, delle associazioni, dei movimenti, anche che non fanno parte del Consiglio Comunale, ai centri di aggregazione sociale, un tema di cui si era discusso anche quando è stato approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento. Ecco, che cosa non vi piace del modo in cui adesso sono gestiti questi CAS? Dunque, noi chiediamo, come Arezzo ci sta, di cambiare il regolamento dei CAS, dei centri di aggregazione sociale, che ad oggi impedisce a chi non siede a Palazzo Cavallo, chi non è gruppo consiliare, di fare politica all'interno di luoghi di fatto pubblici. Lo chiediamo perché ne risente la vita democratica della città, lo chiediamo non soltanto per noi in quanto lista civica, ma per tutti quanti gli schieramenti politici e perché non venga annullata la possibilità di dialogo politico all'interno della città. Che cosa avete fatto? Noi abbiamo scritto oramai l'11 di febbraio, avevamo mandato una lettera al sindaco che ancora la sua segretaria aveva detto settimana scorsa purtroppo non l'aveva letta, e dopodiché abbiamo fatto uscire anche un nostro comunicato a seguito dell'email che l'assessore Tanti ha diramato ai CAS. Ovviamente non è solo per voi che vi siete mossi, ma anche a tutela, no, di qualunque cittadino e di qualunque movimento. Chiaro, perché quello che succede adesso a noi può succedere a qualsiasi lista civica, cioè tutti quei gruppi, partiti anche, che non sono in comune, non possono avere questo contatto diretto con la cittadinanza, e un domani potrebbe succedere davvero anche dei partiti che oggi sono invece che vanno per la maggiore. Quindi ecco, questo va al di là, è trasversale dal io sono di quella parte, io non sono di quella parte. Ci sono degli argomenti che sono veramente di interesse pubblico e di tutti. Se non dovessero arrivare risposte o risposte soddisfacenti, siete pronti a proseguire questa battaglia? Beh, certo, noi continueremo a farci sentire, a farci vedere e a tenere alta l'attenzione su temi che, guardate, non sono di secondo piano. Sono importanti perché il bene comune è un qualcosa di tutti e a nessun cittadino deve essere impedito di poterne parlare.